Buongiorno a tutti, sono le 7:30 di mattina, stiamo andando a prendere il transfer che ci porterà a Essaouira, la prima escursione che faremo qui in Marocco. Parlo piano. Come si chiama? Essaouira. Come? Essaouira. Tipo che ci ha messo 20 anni per imparare. Parlo piano perché è presto, non c'è nessuno, è tutto chiuso. Infatti di solito questa via ci sono tutti i negozietti aperti, ma adesso si vede che cominciano a lavorare più tardi. E quindi non c'è nessuno. Vabbè, andiamo a prendere, a vedere questo transfer. Ci vediamo dopo. Like a thief in the night, I'm coming for your heart, I'm coming for your heart. This time it's anything goes, I guess I'm just a selfish ghost. Selfish ghost. I guess I'm just a selfish. Dove siamo? In mezzo al nulla. Abbiamo fatto un pit stop in mezzo al nulla. Vabbè, una strada molto trafficata. Comunque ci vogliono tipo 3 ore per arrivare a Essaouira. Ed è abbastanza stancante la cosa. Il paesaggio è molto desertico, nel senso che non c'è nulla. Ogni tanto c'è qualche pastorello. Sì. Un paesantuccio. Però siamo partiti alle 8. Che ore sono adesso? Boh, chi lo sa, quanto mancherà. 9:50, quindi per le 11 penso che saremo arrivati. Siamo fermati un altro stop a vedere le capre sugli alberi, che sono impressionanti. Tappa prima di arrivare ad Essaouira. Siamo fermati in questa cooperativa di donne che producono l'olio di argan. Praticamente tu arrivi, ti danno la guida gratuita nella tua lingua, se italiano, italiano, inglese, quello che è, e ti spiegano bene tutto il trattamento dell'olio di argan. È davvero interessante, ti fanno vedere proprio anche le donne che lavorano. Perché queste cooperative sono importanti? Perché ci lavorano soltanto delle donne, quindi aiutano l'economia femminile del Marocco. Ovviamente ti fanno fare degli assaggi sia di olio alimentare che di olio di bellezza, perché l'olio di argan si può usare sia per il reparto alimentare che per il reparto cosmetico, e poi ovviamente ti fanno vedere il loro negozio. Io praticamente ho comprato qualunque cosa, perché ci sono delle soprattutto prodotti cosmetici che da noi non ci sono, e quindi ho praticamente fatto incetta di creme, balsami per le labbra, qualunque cosa. E poi invece si è comprato la marmellata di argan, che è buonissima. Quindi questo mi è piaciuto, questo stop, perché comunque non è che ti chiedono soldi per fare le foto, cose del genere. Semplicemente loro ti fanno assaggiare, poi se vuoi puoi comprare, se non vuoi no, nessuno ti costringe. Bello, davvero. E comunque ce ne sono tanti di queste cooperative, noi ci siamo fermate a questa, però ho visto che altri turisti si fermavano prima. Bello. Eccoci, siamo arrivati a Essaouira, questa bellissima cittadina in riva all'oceano. C'è un vento pazzesco, però si sta bene, almeno non si muore di caldo. Ci siamo fermati un attimino qui sulla spiaggia, adesso facciamo anche un giro dentro nelle mura. Essaouira è stata fondata durante il colonialismo portoghese, inglese, spagnolo, tutti i colonialismi, francese, tutti i colonialismi che ci sono stati qui. Di solito quando si viene in Marocco, non dico che è d'obbligo fare una tappa qui, però insomma è consigliabile. Adesso vediamo, poi alla fine vi dirò se è effettivamente così o meno. Thank you.
dietro. Cioè, io manco sto cercando di fare un video, ma non riesce perché la gente gli passa davanti. E si incazza. Siamo al porto, c'è un po' di vento, cercherò di urlare altrimenti non mi sentite. Allora, quelle che vedete dietro di me sono le mura. Mura che penso siano portoghesi, però devo ammetterlo, non avendo studiato, sono partita un po' impreparata, quindi non ne sono sicura al 100%. Resta il fatto che dall'architettura si vede benissimo che non è la classica architettura marocchina, ma è qualcosa che è stato fatto durante gli anni del colonialismo. Qui dietro di me vedete queste bellissime barche blu, che sono proprio il punto caratteristico di Essaouira. E adesso andiamo a fare un giro alle mura. Poi andremo anche a vedere la Medina con tutti i suoi mercatini, i suoi negozietti, perché quello non si può assolutamente saltare. Like a thief in the night, I'm coming for your heart, I'm coming for your heart. This time it's anything goes, I guess I'm just a selfish ghost. Ghost, 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 ghost. I guess I'm just a selfish. È quasi luna, stiamo cercando disperatamente un posto dove mangiare. Sicuramente mangeremo pesce, perché d'altra parte se vieni qua non puoi non mangiare pesce. Ci buttiamo? Medina. Nella Medina a cercare qualcosa da mangiare. E soprattutto evitare quelli che vogliono venderti di tutto. Di più tra cui occhiali, finti Ray-Ban, poi sculture in legno d'ebano. E poi adesso ne arriveranno altri. Sì, sì. Però qui vanno per la maggiore gli occhiali, ho notato. Gli occhiali ce li hanno tutti. Cittadina di mare. C'è il sole, quindi eccolo il nostro socio. No. Eccolo, ti seguono fino alla morte. Ecco, hanno cercato di venderci degli occhiali, ci sta seguendo. Ti seguono fino alla morte, giuro. Ma ormai ci abbiamo fatto l'abitudine. Visto che abbiamo fame, stiamo disperatamente cercando un posto dove mangiare, ci siamo anche persi, perché giustamente se non ci si perde in queste occasioni, quando ci si perde, ci si è paralizzato davanti questo bellissimo furgoncino, Dolce Madre, che sono il nome di queste merendine chimicissime, che sono il nome, mi fa venire l'angoscia. Dobbiamo trovare il prima possibile un posto dove mangiare. Comunque le merendine Dolce Madre io le voglio assaggiare, prima o poi. Le vedranno in Italia. Figa. Fanno furore. Piano perché l'ambiente è molto soffuso, quindi non vorrei dar fastidio. Abbiamo preso zuppa di pesce, Emma ha preso una frittura di pesce e io un tagine di calamari. A me hanno offerto la zuppa, sono stati molto gentili. E niente, adesso mangiamo, buon appetito. Hai detto frittura di pesce? Ho detto un chilo di frittura di pesce. Guarda come sfrigola. Ti sembra il caso, Stefania? È un po' abbondante come al solito. Dai. No. Abbiamo finito di mangiare e tutto quello che abbiamo mangiato l'abbiamo pagato 22 euro. Quindi direi che ci possiamo trasferire qua per tutta la vita e mangiare sempre grigliate, anzi fritture di pesce a 22 euro. 22 euro in due. No, in due, esatto. In due. 11 euro a testa. Ciao.
Quello è Emma che sta cercando di fare un time lapse. Sono quasi le 4, dobbiamo andare a prendere il nostro pulmettino per tornare a Marrakech. La giornata è stata veramente bellissima. Essaouira è bellissima, quindi veramente se vi capita di venire in Marocco almeno una giornata dedicategliela, perché poi ci sono tutti questi transfer comodissimi da Marrakech, quindi ve la consiglio vivamente. Sono le 8, siamo appena rientrati dall'escursione. Dovremmo farci una doccia, cambiarci, quindi non si sa se poi riusciamo a mangiare o meno, non sappiamo cosa faremo. Per cui per adesso vi salutiamo, nel caso ci vediamo più tardi o domani. Ciao a tutti! Parlami. Cosa c'è? No, volevo solo dire che io inconsciamente ho preso questa insalata di avocado e gamberetti, che è la cosa strepitosa. È buonissima, non pensavo. Io sono andato sul classico. Ne mangerei 8. Devo farlo anche a casa questa. Per oggi è davvero tutto. Io e la mia insolazione vi salutiamo, ci vediamo domani.